Abbiamo fame! Dai, forza, veloce! Dai, ancora un po' di pazienza e tutto sarà pronto, ok? Sì, come ti dicevo, in questo periodo sono un po' pieno di cose da fare. L'azienda mi ha chiesto di poter lavorare all'estero per un po', ma ancora non so che risposta dare. Mammina, per favore, quanto manca ancora? Muoio di fame, che fame, che fame! Ken, per favore, puoi venire ad aiutarmi? Ho un po' di cose da fare, non riesco a fare tutto. Sì, 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 è giusto un momento, arrivo subito. È così, come ti dicevo. Allora, non so, devo ancora decidere, prendere una decisione, non è così semplice. Allora, qui dice di mescolare per 5 minuti e poi aspettare altri 2 minuti e dovrebbe essere tutto pronto, vediamo un po'. Ok. Mi sono bruciata! Ai 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 ai! Mammina, cos'è successo? Cosa ti sei fatta? Cosa è successo? Ai 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 ai, mi sono fatta male! Oh, ma cosa ti sei fatto? Vieni, ti aiuto! Per favore, chiama subito l'ambulanza! Mi fa malissimo! Certo, vado subito! Pronto, buongiorno. Per favore, scusi, abbiamo bisogno di un'ambulanza qui a casa. Mia moglie si è bruciata con il bollitore. Ok, vi aspettiamo qua, grazie. Papà, abbiamo fame, vogliamo mangiare. È quasi pronto. Salve, che cosa è successo? Chi è che sta male? Teresa, mia moglie, si è bruciata nella mano e un po' nel braccio perché il bollitore ha fischiato in quel momento e l'ha colpita. Sì, dottoressa, guardi un po', la mia mano mi brucia tantissimo, è stato il vapore, ero lì vicino e è successo questo piccolo incidente. Ok, Teresa, non si preoccupi e adesso io sono qui a sua disposizione. Adesso controlliamo subito come sta la sua mano. Ok, mi serve per cominciare questo. Teresa, stia ferma e mi faccia vedere bene. Sì. La bruciatura c'è, sì. Allora, mi serve allora... Sì, questa crema. E ancora... Sì, questo. Sì. Frigge un po'. Resista un po', Teresa. A presto passerà. Adesso sentirà un pochino di sollievo. Purtroppo, Teresa, questi sono piccoli incidenti casalinghi che possono succedere e succedono spesso. Non si preoccupi, vedrà che tutto andrà bene. Dottoressa, ma è qualcosa di serio? Per adesso non posso dire niente, ma non penso sia così tanto preoccupante. Ora, per sicurezza, ti posso mettere un bel cerotto, Teresa, così... Così, ma non è finita qui. Ci vediamo domani, ok? Così vediamo se ci sono dei miglioramenti. Grazie mille, dottoressa. Grazie per il suo aiuto. Prego. Arrivederci. Ci vediamo domani, Teresa. Ah, buongiorno, benvenuta Teresa. Si accomodi, stavo preparando le sue vitamine.
Ah, grazie, dottoressa. 13, 14, 15. Oh, perfetto. Teresa, come va? Come sta la tua mano e il tuo braccio? Abbastanza bene, riesco anche a muoverlo e non mi fa più male. Ok, allora diamo uno sguardo, controlliamo, proviamo a rimuovere questo cerotto che abbiamo messo ieri. Dimmi se ti fa male. Oh, è andato via il rossore che avevo ieri. Ok, allora buttiamo questo cerotto perché non ci serve più e cerchiamo una crema che ci aiuterà in questo momento. Eccola qua. Mettiamo questa crema dopo le scottature. Ah, è rinfrescante! Non mi fa praticamente più male. Teresa, dimmi, come stai generalmente? Quest'ultimo periodo sono proprio stanca. Oh, dimentico spesso le cose. Sono un po' stanca, mi fa male a volte la testa. Allora ti voglio un po' auscultare, Teresa. Vediamo un po' com'è il tuo respiro. Sì, il respiro va tutto bene, però sento il cuore un po' agitato. Proviamo a controllare la pressione. Sì, era come mi aspettavo. Ho sentito un po' il cuore che pulsava fortissimo. Oh, dottoressa, ma è grave? Ah, non tanto grave, Teresa. Sei stressata, è questo il tuo problema. Ora, io stavo già preparando delle vitamine per la tua bruciatura, ma dobbiamo aggiungere anche queste. Qualche goccia. 1, 2, 3, 4. E queste. Così. Tieni, Teresa, prendile. E adesso ti scrivo una ricetta perché io ti prescrivo tanto riposo e ti consiglio di fare un bel viaggio. Se possibile dovresti andare al mare. E sì, vedere i pesci e fare un bellissimo viaggio. Dottoressa, ma sarebbe bellissimo andare a fare un viaggio. Mi organizzo subito e sa che faccio? Lascio i bambini con mio marito. Grazie mille, dottoressa. Ascolterò quello che mi ha consigliato. Arrivederci, Teresa. Mi raccomando, ascolti i miei consigli. Faccia un bellissimo viaggio. Noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao, ciao. Ken, la dottoressa mi ha detto che devo fare un bellissimo viaggio. Mi dispiace, devo partire. Ci pensi tu alle bambine, vero? Preparo la mia valigia. Allora, questo non mi serve. No, non ho bisogno manco dei jeans. Vediamo un po'. Devo trovare una soluzione per farci stare anche queste cose qui dentro. Come farò? Barbie, ma dove stai andando da sola? E perché io devo rimanere qui? La dottoressa mi ha detto che devo fare un viaggio perché sono troppo stressata. E tu devi restare qua. Perché con chi li lasciamo i bambini? Ciao Ken, mi raccomando, fate da bravi tutti e tre. Beh, allora, ciao Teresa, fai una buona vacanza, ritorna presto, ci mancherai!